un disegno di legge che cerca di poter efficientare il funzionamento del sistema giustizia e sul lato dell'organo di ultima istanza di legittimità, ovvero la Corte Costituzionale, oppure per poter affrontare l'annoso problema dei carichi pendenti. È diventata una barzelletta, Presidente, e quindi credo che noi non possiamo reiterare, secondo l'arroganza e la prepotenza della maggioranza e del governo, una prassi che ormai è diventata assolutamente non più accettabile. Quindi, concludendo, io mi rivolgo direttamente alla Presidenza della Camera chiedendo un intervento di merito, magari anche attraverso una sospensione, per poter valutare se l'articolo 1 bis effettivamente è contingente, rispetto a questo decreto-legge. La ringrazio, deputato Molteni. Allora, forse è bene chiarire anche in maniera tecnica quanto è stato sollevato da lei e dal deputato Sannicandro. Quindi è stata contestata l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo del relatore, approvato dalla commissione corrispondente all'articolo 1 bis del testo, in materia di misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per Cassazione. Allora, preliminarmente faccio presente che i criteri di ammissibilità adottati in sede referente dalla Presidenza della Commissione sono stati puntualmente illustrati nelle sedute del 27 e del 28 settembre, in cui è stato espressamente chiarito che sono stati ritenuti ammissibili tutti gli emendamenti riconducibili alla ratio dominante del provvedimento individuata sulla base del contenuto specifico del decreto-legge, ciò quindi è, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 96 bis, comma 7 del regolamento, come costantemente applicato nella prassi e dalla circolare che è stata menzionata dal deputato Sannicandro, dalla circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio del 97, in cui è stato precisato che ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative la materia deve essere valutata con riferimento, cito, ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Quindi, con riferimento alla specifica disposizione oggetto di contestazione, è stato chiarito che l'articolo aggiuntivo 1.0101, articolo 1 bis, che come ricordato reca una serie di misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per Cassazione, è stato considerato ammissibile in quanto riconducibile alla ratio dominante del provvedimento originario, considerato nel suo complesso, individuata nell'esigenza di ridurre i tempi di esame del contenzioso in Cassazione. A riguardo, il testo originario del decreto-legge prevede a tal fine che i magistrati del massimario possano far parte dei collegi giudicanti in Cassazione e che laureati possano svolgere il tirocinio anche in Cassazione per dare un ausilio di natura istruttoria ai giudici, e stabilisce il trattenimento in servizio dei vertici della Cassazione. Quindi la valutazione è stata fatta sulla base della ratio, così come è previsto anche dalla circolare del Presidente della Camera del 97, quindi io penso che su questo punto non ci possano essere più obiezioni e quindi do la parola al deputato Bonafede. Prego. Grazie Presidente. Io non entro nel merito di quello che lei ha appena detto, perché non si può entrare nel merito delle dichiarazioni di ammissibilità e inammissibilità. Semplicemente però da deputato della Repubblica ho il dovere di denunciare semplicemente il fatto che le presidenze delle commissioni e la presidenza di questa Camera continuano ad utilizzare lo strumento dell'inammissibilità o dell'ammissibilità per coprire le politiche della maggioranza e per No, evitare questo che la lei non lo può maggioranza dire, si trovi, mi deputato. faccia No, ma concludere, questo lei mi non lo faccia può dire, perché concludere, questo è io posso dire totalmente quello che arbitrario, voglio. deputato. È Allora, totalmente arbitrario. scusa. È totalmente arbitrario questa sua valutazione. Presidente, è la mia opinione ed è sacrosanta nella.